Buonasera e benvenuti a Sport City per la quarta giornata del girone 1 della 4 World Cup. Scende in campo la capolista, quella scuderia Cirulli che finora agli avversari non ha lasciato neanche le briciole. Davanti c'è un soccer club all'ultima chiamata per riaprire il discorso. Qualificazione. Ancora all'indietro, possesso palla ora da parte dei padroni di casa. Ancora ai limiti dell'area a cercare la sponda, da fuori Palombi, prova la prima bordata del match che sfiora il palo. Ancora i ragazzi in maglia bianca da quella parte, prova a far tutto da solo Kevin Mastrosanti, se la porta sul mancino da quella parte, il tiro che scaramuzza con i piedi, devia fuori, lo va a pressare, ancora in fase di uscita, qualche problema, si perde il possesso e la squadra può ricominciare a farla girare, Palombi alla rimessa rapida, Mastrosanti può girarsi, l'appoggio da fuori, il destro di Marinucci e il gol del vantaggio, 1-0. Dall'anticipo del difensore che ora viene attaccato da due avversari, il centrocampo ancora a ragionare con Valentini, esce pulita la palla per Palombi in verticale tra le linee, Mastrosanti serve poi dall'altra parte, Marinucci la mette al centro ed è la doppietta personale, straordinaria azione della scuderia Cirulli e 2-0 per il compagno. Poi c'è un inserimento da dietro da parte del centrocampista che prova con il sinistro, poi palla che viene tenuta in campo nuovamente. Bossone può convergere verso il centro, la mette al centro, Marinucci sul secondo palo, Kevin Mastrosanti, dopo due assist, arriva anche il suo gol. Ancora il numero 11 in maglia blu, recupera poi da questa parte Bussone che si trova in una posizione insolita a centrocampo, cambia gioco da quest'altra parte dove Mastrosanti si defila, cerca di convergere, l'appoggio fuori dove c'è Valentini, si allarga, Valentini dentro, il colpo di testa, meraviglioso, arriva anche il gol del 4-0. Gol siglato da Colizzi. Ancora servizio lungo linea. Proviamo a difenderla Mastrosanti. All'indietro c'è spazio. Ora per Fagioli va via un avversario. Fagioli con il destro. Appena entrato. 5-0. Da quest'altra parte dove Palombi la gioca ancora per Fagioli. C'è spazio per calciare. Va Fagioli. Colpisce il palo. Potentissima la conclusione. Poi ancora sulla ribattuta Valentini. Palla fuori. Che ora riceve nuovamente, si gira su se stesso e allunga la squadra giocando sempre in verticale per Fagioli che fa da collanti, quasi un centrocampista di quantità, che la gioca sul fronte sinistro, palla al centro, Mastrosanti con il tacco, libera Fagioli, è un'azione meravigliosa, quella del 6-0, ancora Fagioli. Palla respinta ancora Fagioli all'indietro verso Palombi che preferisce giocarla ancora verso Valentini da quest'altra parte. Centrocampo ancora da utilizzare, poi Palombi che si defila sul fronte sinistro, converge, carica la botta che entra dentro, tocca soltanto Scaramuzzo, 7-0. Rimessa battuta verso Usini che viene anticipato, poi ancora il suo palleggio, questa volta bene in mezzo a tre avversari, recuperato da Valentini che prova. Si da Marinucci che allunga velocemente il pallone, Mastrosanti si defila, va comunque Fagioli da solo verso Mastrosanti che si allunga e fa 8-0. È pronto Palombi. Va potentissimo Palombi. E c'è l'arbitro, dice che la palla è entrata. Palombi. Gioca all'indietro, c'è ancora spazio per distendersi da questa parte, cerca l'anticipo, poi molto bene ad andare ancora dentro da Fagioli che va via molto bene, ancora a centrocampo, ne salta due, mette dentro anche il decimo gol, Fagioli scatenato. Soccer Club in avanti, il colpo questa volta con il petto, da questa parte arriva poi anche il gol della bandiera, è stato Roger Ronaldi. Arbitro che fischia la fine del match, la scuderia Cirulli vince 10-1, sale in testa alla classifica, si conferma la squadra più in forma del girone, niente da fare per il Soccer Club che rimane a un punto.